Iscritto a parlare, spazio dedicato ai comuni al voto. Questa settimana la nostra attenzione è incentrata su Scafati, una città la più popolosa dell'agro nocerino sarnese. Saluto Agostino Ingenito che è al mio fianco. Ciao Enzo, buonasera. Allora, dicevamo di una Scafati, città popolosissima dell'agro nocerino sarnese, uno sviluppo demografico negli ultimi 25 anni eccessivo, forse per la stessa struttura urbanistica della città. È una città che è cresciuta e si è portata appresso tanti problemi. Sì, una città definita anche città dormitorio, insomma, effettivamente il trasferimento di persone è stato molto ampio nel corso degli ultimi anni, c'è stata anche la possibilità di costruire nuove abitazioni e questo ha portato anche molti ex residenti dell'area napoletana a diventare residenti della città di Scafati e quindi apportando importanti problemi di vivibilità. Una città che dicevamo ha subito il carico demografico, ma è una città che si prepara ad una tornata elettorale, una tornata elettorale non facile, con il sindaco uscente Pasquale Liberti, che è già pronto per la sua campagna elettorale, di contro un centrosinistra molto diviso, frammentario. Insomma, abbiamo due candidati nel centrosinistra più una serie di piccoli candidati che orbitano intorno alla sinistra scafatese, ma lo stesso centrodestra non è che più unito, in effetti c'è la costola dei Fratelli d'Italia che si è staccata con Salvati sindaco. Sì, cambia un po' la geografia politica rispetto al 2008, quando Aliberti fu sostenuto da una larga maggioranza di centrodestra, affermando il centrodestra Scafati, fino a quel momento roccaforte del centro-sinistra. E effettivamente ci sono delle spaccature, ma ci sono delle spaccature evidenti anche nel centro-sinistra. Non dimentichiamo che però in questo momento Pasquale Aliberti che si ricandida quindi alla poltrona di primo cittadino è non solo consigliere provinciale, nonché è stato capogruppo alla provincia per il PDL, ma anche la sua consorte che è consigliere regionale, quindi una posizione di verticismo all'interno dell'area del PDL che sicuramente avrà un peso in questa campagna elettorale. Benissimo, allora con la scheda che fra poco vedrete c'è il riassunto di come la città si prepara al voto, quali sono i movimenti politici, quali i candidati sindaco. Scafati al voto, ben 8 i candidati che si contenderanno la poltrona di sindaco alle prossime amministrative. Si parte con il sindaco uscente Pasquale Aliberti, che aprirà per la terza volta la sua campagna elettorale domenica mattina al Palamangano. Sei le liste a supporto dell'ex primo cittadino che ha stretto alleanza con l'UDC. L'accordo è stato ufficializzato mercoledì mattina nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Maier. Il partito dello scudo crociato, dopo essersi allontanato dal sindaco uscente e aver dimostrato la possibilità di appoggiare il candidato sindaco del centro-sinistra, ha fatto il ritorno all'ovile. Un ritorno imposto dai coordinatori provinciali che, con l'uscita di scena di Cirielli, passato ora a Fratelli d'Italia, sono favorevoli a stringere un'alleanza con il Popolo della Libertà. Stranezze della politica che risentono del flop elettorale dell'UDC alle votazioni dello scorso febbraio e della contrapposizione tra Fratelli d'Italia e il PDL che ha determinato nuove alleanze e un ritorno di fiamma per l'ex assessore della Giunta Liberti, Giacinto Grandito, obbligato inizialmente a disconoscere il programma di governo condiviso della città. Cambi di rotta che smentiscono quindi la linea tenuta in questi mesi dall'onorevole Cobellis e dal segretario Alfonso Di Massa, che avevano rifiutato alleanze con il PDL, e quella del sindaco uscente Aliberti, costretto ora a rimodulare gli accordi dopo l'adesione dell'ex vice sindaco Salvati e di Mariano Falcone a Fratelli d'Italia. Salvati punta ad aprirsi alla società civile e al mondo cattolico per dare voce al territorio e diventare una forza rilevante in caso di ballottaggio. Non sono ancora noti i punti del programma elettorale che nelle intenzioni di Salvati dovrà essere partecipato e non preconfezionato. Torna in campo con Salvati anche l'ex assessore della Giunta Liberti, Sabato Cozzolino, dimessosi dopo essere stato indagato insieme alla Giunta e alla segretaria di Saia per falso ideologico.
Situazione complicata invece per il centro-sinistra, dove le frizioni interne persistono e richiami alla coesione e all'unità da parte del segretario provinciale del PD Nicola Landolfi al momento non hanno prodotto alcun risultato. Il partito rischia di presentarsi spaccato alla prossima tornata elettorale. Il segretario Landolfi, Scafati Libere e Primavera Non Bussa hanno presentato nel corso di una conferenza stampa all'istituto religioso Ilde Maria Giorgio la candidatura a sindaco di Vittorio D'Alessandro, un nome che non è riuscito a incassare i consensi di tutto il centro-sinistra. Dietro fronte per l'ex sindaco Nicola Pesce, sostenuto dal Movimento Arancione, Sinistra e Libertà, adesso Scafati, il Rinnovamento Democratico, che ha ritirato la sua candidatura all'ultimo momento nell'attesa che il partito individui un altro candidato, diverso da D'Alessandro, che riesca a unire tutte le anime del centro-sinistra. Salvo poi ripensare a una discesa in campo con l'appoggio questa volta anche degli ex dipetristi. Il ritiro della candidatura di Scarlato, vincitore delle primarie, ha fatto tornare il partito indietro di un anno e costretto segretario e coordinatori a cominciare tutto da capo. Scarlato si è tirato fuori senza risparmiare dure stoccate al PD, al quale non è stato mai iscritto pur candidandosi alle primarie, il cui allontanamento è stato dettato dall'assenza di programmi e di progetti concreti per la città. Unità, senso di responsabilità ed esigenza di individuare un candidato unitario sono le tre parole d'ordine del segretario Landolfi per evitare nuove spaccature. In caso contrario, coloro che hanno creato maggiori divisioni nel partito saranno chiamate ad assumersi le proprie responsabilità. Corre da solo Michele Raviotta del Cotucit con due liste civiche, Cotucit e Realtà Italia. Riattivazione del pronto soccorso all'ospedale Mauro Scarlato, sostegno alle fasce deboli, recupero delle periferie e riduzione dei costi della politica sono i punti principali del suo programma. Meritocrazia, trasparenza, esigenza di rompere con i vecchi schemi della politica e di mettere a confronto due generazioni, le prerogative di Carlo Marchesano di Fare Italia, appoggiato dal Partito dei Pensionati. Completano la rosa dei nomi Marco Esposito ed Eugenio Panella, candidati rispettivamente di Insieme Si Può e Movimento 5 Stelle. Dalla scheda alla presentazione dei candidati. Ovviamente iniziamo il nostro cammino tra i candidati sindaco della città di Scafati partendo dal sindaco in carica, quello lì uscente, Pasquale Liberti, che è sostenuto da 6 liste civiche, dal PDL ovviamente, e dall'UDC che negli ultimi giorni ha fatto, ha stretto questo patto di Santa Alleanza. Sì, un patto, devo dire che fra l'altro loro dicono coerente con quello che avevano già fatto nel corso degli anni precedenti. E in realtà la spaccatura c'è stata perché l'UDC, fino a qualche mese fa, aveva addirittura deciso di abbandonare l'amministrazione Aliberti. Cosa abbia pesato negli equilibri di questa maggioranza e quindi di questa coalizione è senz'altro questione di opportunità politiche. L'UDC aveva in Giacinto Grandito, vice sindaco della città, un riferimento, quindi è probabile che Aliberti abbia tentato in questa operazione. Fino a qualche giorno fa, addirittura l'UDC sembrava vicino ad un centrosinistra che aveva lavorato per diventare unito, ma che oggi sembra presentarsi di nuovo spaccato. UDC che detta di Aliberti e di Grandito è una scelta obbligata dalla politica regionale e provinciale, di questo avvicinamento, di questo patto tra UDC e PDL, proprio in netto contrasto con Fratelli d'Italia e Cirielli qui in provincia di Salerno in particolare. Ascoltiamo il sindaco uscente Pasquale Aliberti in questa intervista. Domenica mattina sarà ufficializzata la sua candidatura. Un bilancio di questi 5 anni e la necessità, insomma, di correre per un secondo mandato. Un bilancio assolutamente straordinario alla luce naturalmente del momento difficile che abbiamo vissuto sul piano sociale e sul piano economico. Non l'ho detto io, ma lo hanno detto i sindaci d'Italia, dei tagli del governo, delle manovre relative soprattutto agli ultimi tempi. Mi riferisco al decreto Salva Italia e alla spending review, un taglio complessivo che in 5 anni ha ridotto il nostro bilancio da 45 milioni di euro a 40 milioni di euro. Credo però che siamo stati insomma, una delle amministrazioni, forse in Italia, che ha investito di più in termini di opere pubbliche, milioni e milioni di euro, insomma, appaltati, cantierizzati. Adesso partiamo con due cantieri straordinari, il polo scolastico di 9 milioni di euro.
e l'ex manifattura, l'ex Alcatel, un'opera da circa 18 milioni di euro. Poi abbiamo ancora tante altre cose in cantiere. Un'amministrazione che si è distinta sul sociale perché ha avuto, ha messo in campo una delle spese più alte in Campania, 25 euro pro capite, oltre naturalmente alla quota che veniva dalla regione, che è stata ferocemente tagliata dal Fondo Nazionale per il Sociale. Un'amministrazione che ha cercato di portare un'immagine positiva della città costruendo grandi eventi senza, diciamo, insomma, spendere soldi o voci di bilancio comunale, ma captando risorse extracomunali. Dopo l'uscita di scena di Salvati, la necessità di un accordo con l'UDC? Guardi, qui non c'è alcuna esigenza o necessità. L'accordo con l'UDC è un accordo politico che nasce naturalmente da un ragionamento che viene da un livello provinciale e regionale. Dal PDL è uscita quella parte di uomini che, insomma, naturalmente in questi anni ha litigato molto, insomma, con l'UDC, che ha creato grosse fratture anche qui in provincia di Salerno, cacciando l'UDC dalla giunta provinciale, chiedendo alle amministrazioni locali di cacciare, insomma, l'UDC dalle varie amministrazioni nelle quali governavamo come PDL. Io all'epoca questa cosa, tra le altre cose, non la feci. Credo invece che, insomma, ci sia adesso una sinergia assoluta, questo sul piano politico, perché in provincia abbiamo le stesse posizioni, in regione Campania abbiamo le stesse posizioni, ma la cosa più importante è che l'UDC scafatese è formata da quegli uomini e quelle donne che con me hanno condiviso forse quasi 20 anni, e quindi di questa cosa mi rendo conto anche di essere un po' più vecchio, 20 anni di politica, insomma, sempre nello stesso schieramento. Quali sono le sfide che, insomma, intenderà portare avanti in caso di vittoria? Guardi, noi dobbiamo innanzitutto completare le grandi opere del Più Europa, avviare i cantieri che inaugureremo nei prossimi giorni, quello relativo soprattutto al polo scolastico, lo dicevo prima, a 9 milioni di euro. Dobbiamo, insomma, avviare e completare l'opera di riqualificazione urbana della ex Alcatel, che parte con un primo lotto da 18 milioni di euro, ma complessivamente fa 33 milioni di euro. Insomma, quindi una grande opera di riqualificazione di quell'area. Poi abbiamo la gara d'appalto della ex manifattura dei tabacchi per circa 24 milioni di euro, dove lì, insomma, verrà coinvolto anche il privato, parliamo dell'Urban Center. Stiamo e dobbiamo accelerare nel processo di acquisizione al patrimonio comunale del polverificio borbonico, perché lì, in quella grande area, deve nascere qualche cosa di importante. Parliamo di un'area che ha un valore storico straordinario, ma soprattutto di uno spazio che arriva fin dentro Pompei, quindi da poter utilizzare anche nella prospettiva come opportunità di sviluppo anche in termini turistici, insomma, per la città. Approvare il piano urbanistico comunale, che ormai è completato in tutto il suo iter, così come il piano di recupero del centro storico, che sta lì. Potremmo approvarlo anche oggi, non lo facciamo perché, insomma, alla vigilia di una campagna elettorale atti così importanti non credo assolutamente vadano approvati, ma il giorno dopo le elezioni questa cosa possiamo assolutamente farla e ne abbiamo più volte ragionato. Dobbiamo trasformare la società Scafati, o meglio, insomma, l'istituzione Scafati Solidale, in una società di servizi alla persona, per svincolare i fondi che spendiamo per i servizi sociali dal patto di stabilità, per alleggerirlo e per dare più certezze agli operatori sociosanitari, socioassistenziali, ai psicologi, ai sociologi, a tutto quel mondo che lavora nel sociale e che fino ad oggi ha lavorato attraverso le cooperative, garantendo i servizi che siamo riusciti a costruire in questi anni, e poi naturalmente continuare a dare un'immagine bella della città sfruttando, insomma, i fondi che vengono, insomma, dai bilanci extracomunali, per confermare le grandi iniziative che abbiamo messo in campo, e penso alla Notte Bianca, alla rassegna di Natale, alla rassegna estiva. Anche queste cose ci vogliono, e quest'anno un pensiero lo facciamo alla festa della Madonna delle Vergini, ricorrono i 300 anni della statua della Madonna, è una festa importante perché rappresenta e rafforza soprattutto l'identità di questa città. Da Liberti alla costola dell'ex PDL, a Fratelli d'Italia e alla candidatura di Cristoforo Salvati, ricordiamo vice sindaco della giunta Liberti, assessore della giunta Liberti, insomma, uomo che ha sostenuto per gran parte della legislatura il programma del sindaco Liberti, oggi si ritrova contrapposto, e questa è la novità forse
di un centrodestra che arriva diviso e spaccato a queste elezioni proprio per il forte contrasto esistente tra PDL e Fratelli d'Italia, tra la Carfagna e Cirielli. Dunque sul locale si rispecchia ciò che succede a livello provinciale. Sì, sì, dicevi bene, si tratta effettivamente di una trasmigrazione di quello che è avvenuto a livello provinciale, ma direi di più anche a livello nazionale. Le elezioni politiche ci hanno consegnato di fatti una divisione all'interno del centrodestra o comunque una differenziazione forte, e Cirielli di fatti ha compiuto delle scelte. Non a caso a Cava dei Tirreni ha avuto una crisi politica negli ultimi giorni, e anche a Scafati si è espressa questa differenziazione. Devo dire che Salvati ha cercato addirittura di esprimere ai suoi concittadini con un manifesto le motivazioni di questa scelta, una scelta che, se sembra chiaro ai due candidati, non lo è affatto verso gli elettori. Dunque, Cristoforo Salvati si presenta in questa competizione elettorale come candidato sindaco sostenuto da Fratelli d'Italia e da Moderati per Scafati, ma la coalizione di Fratelli d'Italia sta portando via qualche pezzo all'ex compagno di viaggio politico Aliberti, perché c'è stato insomma il passaggio di parecchi elementi che facevano parte integrante della coalizione di Aliberti. Ma ascoltiamo Salvati. Allora, qual è stata la necessità di uscire dalla giunta Aliberti e di candidarsi con Fratelli d'Italia, e quali sono le prospettive del partito per il futuro della città? Innanzitutto il dato importante, credo che la novità nell'ambito del centrodestra sia appunto dato dalla nascita di questo nuovo partito che è Fratelli d'Italia. Io sono stato affascinato dal fatto che, diciamo, sulla soglia dei 50 anni ritornare alle mie radici politiche, quelle di uomo di Alleanza Nazionale, mi ha dato ovviamente la marcia in più. Ma non avevo una velleità personale di fare il candidato sindaco. Ci siamo incontrati con gli amici di Fratelli d'Italia e, di fronte ad un incontro pubblico, avevamo deciso insieme di percorrere da soli questa strada nell'ambito del centrodestra. Credo che poi la mia disponibilità è stato appunto un fatto successivo. Credo sia importante una svolta morale nell'ambito del centrodestra, perché già l'immagine della nostra Meloni rappresenta una donna che si è costruita in politica con i tanti anni di impegno nelle sezioni, non una donna che da ballerina fa il ministro. Credo che sia questo un dato importante da segnare nell'ambito del centrodestra. Noi crediamo in una politica di popolo, in una politica di valori. Credo che questo sia un dato importante per rimarcare una differenza nell'ambito del PDL, un'esperienza che ho condiviso ma che sul piano morale mi allontana anni luce. Progetti per la città? Stamattina abbiamo l'incontro con i candidati di Fratelli d'Italia. Ho voluto, non come fanno molti altri candidati sindaco, di fare dei programmi preconfezionati. Ho voluto che ogni candidato esprima 3 idee sulla città in base alla sua esperienza territoriale, alla sua esperienza professionale e in base a quelle che sono le questioni locali. È chiaro che ci sarà poi un vaglio per portarli nel programma condiviso, perché è giusto che loro condividano insieme a me un percorso comune di programma, di condivisione. Credo che il sindaco deve rappresentare questo per una città. Dicevamo di pezzi che sono così migrati in Fratelli d'Italia, in pratica è tutta l'ex anima di Alleanza Nazionale, quindi che ruotava intorno al partito di Fini, e della stessa linea era anche il presidente Cirielli, poi quell'unione tra Alleanza Nazionale e Forza Italia diede vita al PDL, che sembra essere giunta al capolinea. Dicevamo di pezzi e troviamo con Salvati Sabato Cozzolino, ex assessore della giunta Aliberti, che rassegnò le dimissioni all'indomani dell'inchiesta della procura di Nocera Inferiore con il presunto abuso d'ufficio a carico dell'intera giunta. Agostino. Beh sì, in realtà le inchieste che in questo momento riguardano l'amministrazione comunale sono ben 2. E riguardano la prima, quella appunto che hai citato tu, su alcune delibere che secondo la procura sarebbero state addirittura approvate in assenza degli assessori. In questo caso viene pesantemente coinvolta anche la segretaria comunale, la dottoressa Di Saia,
che a sua volta è presente in altre inchieste importanti che riguardano altri comuni della Campania. E la seconda inchiesta invece riguarda delle presunte assunzioni all'interno della società Scafati Solidale e dell'ACSE. In questo caso si tratterebbe di lavoratori nel settore dei servizi sociali. Parlavi di pezzi che vanno via, come non ricordare quello dell'amministratore delegato Santocchio, che anche lui ha deciso di fare una scelta contro Aliberti, appoggiando Cristoforo Salvati. E dunque ascoltiamo Sabato Cozzolino. Ci siamo lasciati con le sue dimissioni dopo che la giunta Aliberti era stata indagata per falso ideologico. Ora ritorna in campo con Fratelli d'Italia. Come mai questa scelta? Nel momento in cui mi sono dimesso dalla carica di assessore ho assunto, diciamo, una posizione in controtendenza con il resto della giunta, perché ho ritenuto che l'atteggiamento di mancanza di collaborazione con la procura fosse un atteggiamento sbagliato. Per la verità è stata una scelta personale, e come personale è stata anche la scelta poi di lasciare l'amministrazione, in un certo senso anche per dare un segno. Un segno di quello che era il mio modo di intendere il ruolo istituzionale. L'accusa che ci è stata rivolta, per la quale oggi siamo ancora indagati, è un'accusa che riguarda la carica, non riguarda la persona in sé per sé. Quindi, in quanto carica istituzionale, ho ritenuto opportuno di evitare qualunque ombra e ritornare alla vita professionale. Ora intendo iniziare un nuovo percorso, un nuovo cammino, nella consapevolezza che quella vicenda giudiziaria possa chiudersi con un'archiviazione per tutti, perché ritengo che questo sia il percorso, questo sia il risultato, diciamo, delle indagini, e lo faccio con un nuovo spirito, soprattutto in relazione al fatto che ritengo la politica vada intesa indiversamente da come è stata intesa precedentemente. E adesso apriamo lo spazio dedicato al centro-sinistra. Facciamo un attimino un piccolo passo indietro. Una città, quella di Scafati, che prima dell'elezione di Pasquale Aliberti, avvenuta nel 2008, era stata gestita dal centro-sinistra. Ricordiamo, dal 1994 al 2000 i sindacati di Nicola Pesce, il suo secondo mandato, ricordiamo, interrotto per infiltrazioni camorristiche, quindi con il commissariamento per 2 anni. Del comune. Poi dal 2003 al 2008 Francesco Bottoni, sindaco, che era sostenuto da Partito Democratico, Italia dei Valori ed UDC. Poi dal 2008 al 2013 Pasquale Aliberti. Ma il centro-sinistra che oggi arriva a questa tornata elettorale è un centro-sinistra molto frammentato. Problemi vecchi, ma che si sono acuiti partendo dalle primarie dello scorso dicembre, con la vittoria di Corrado Scarlato, una vittoria contestata. Qualcuno aveva parlato di brogli a livello di seggi, ma comunque una persona che non era poi risultata vincente, ma non riusciva a rappresentare appieno la coalizione. Beh, addirittura Corrado Scarlato è andato oltre, dicendo che di fatti non era e non è un iscritto al PD. Insomma, un caso anche abbastanza anomalo, ma non unico nel panorama. Molto spesso nelle elezioni primarie il PD e il centro-sinistra candida qualche figura proveniente dalla società civile. La spaccatura è effettiva, è evidente, c'è un nocciolo duro che io ritengo un po' più estremo di sinistra, che tende molto al cambiamento all'interno del PD. Questo ha fatto la differenza anche con uno scollamento con la rappresentanza politica all'interno del Consiglio Comunale. Lo ricordiamo, era seduto in Consiglio Comunale lo stesso ex sindaco Bottone. Insomma, una situazione alquanto in evoluzione, anche perché da quello che ci risulta, mentre andiamo in onda, ci sarebbero altri ulteriori colpi di scena all'interno del centro-sinistra. Colpi di scena certamente non si annoiano nel centro-sinistra scafatese, proprio a darsi dei colpi, e poi ci ritorniamo, perché l'ultimo in ordine di tempo riguarda Nicola Pesce, che aveva prima ritirato la candidatura, adesso l'ha riconfermata e ci sarà conferenza stampa di presentazione. Ma non anticipiamo, perché
collegando a quanto detto da Agostino sulle dichiarazioni di non essere mai stato iscritto al PD, mai avuto la tessera, Corrado Scarlato, pur vincitore delle primarie. L'abbiamo raggiunto e quindi lo ascoltiamo in questa intervista. Corrado Scarlato, la sua vittoria alle scorse primarie ha destato non poche polemiche. Intanto è nuova spaccatura all'interno del centro-sinistra tra Pesce e D'Alessandro. Come stanno effettivamente le cose? Innanzitutto vorrei precisare che è vero che c'è stata una piccola spaccatura, ma io ho fatto un passo indietro pensando che all'interno del centro-sinistra il problema poteva essere io. Ma come si evince da queste ultime ore, credo che il problema non ero io, ma c'erano tanti focolari che bollivano in pendola. Infatti io in questi giorni ho parlato sia con il dottore Pesce che l'avvocato D'Alessandro, cercando di trovare una sintesi affinché il centro-sinistra potesse andare unito. Ma ognuno ha delle cose personali. Come io ho detto sempre, la politica non si fa sui personalismi, sui campanilismi, ma su progetti. E credo che oggi il centro-sinistra non abbia un progetto reale con cui affrontare questa grande campagna elettorale. Un partito che rischia il commissariamento nel caso in cui non si individui un candidato condiviso potrebbe insomma non essere presente, il simbolo potrebbe non essere presente alla prossima tornata elettorale. Ah, io anche questo vorrei precisare, io non sono mai stato iscritto al PD, non ci ho mai creduto e non ci credo, infatti ero un candidato di una lista civica, quindi tutto ciò rimane fuori dalle mie idee e teorie. Io ancora oggi, e che sono le ultime ore affinché vengano definite le liste, le coalizioni, gli schieramenti, faccio un invito al centro-sinistra, compreso Michele Raviotto, affinché si trova l'unità per tentare di fronteggiare questo centro-destra, anche che loro hanno spaccati con il dottore Salvati, che si contrappone al sindaco uscente. Corrado Scarlato, chiaro, preciso, è da Corrado Scarlato, vincitore delle primarie, che ha fatto anche un passo indietro nel tentativo di unificare questo centro-sinistra, al coordinatore provinciale, al segretario provinciale Nicola Landolfi, che in effetti per lui Scafati sta diventando un problema perché il clima è rissoso, non si riescono a trovare soluzioni. Ad oggi sono presenti almeno due candidati che in effetti spaccano la coalizione. Sì, è appunto il frutto di questo non lavoro di sinergie all'interno del centro-sinistra, che di tempo ne ha avuto per poter organizzare questa candidatura a sindaco unitaria, insomma. In realtà, ecco, dicevi bene prima, ci sono una serie di problematiche all'interno dello stesso partito del PD che non sono state chiarite nel tempo. Siamo ormai a poche ore dalla presentazione delle liste, diventa alquanto difficile poter creare le giuste sinergie, ma il centro-sinistra sa bene che Scafati è una partita importante a livello provinciale, anche perché fra poco scadrà lo stesso consiglio provinciale e poi c'è tutta la partita elettorale che praticamente da qui a un anno ripartirà, che è quella delle regionali. Ricordiamo, Scafati è l'ultima città della provincia di Salerno, ma di fatti rappresenta un nodo cruciale per la politica territoriale. Soprattutto insieme all'intero agro nocereno esprime una forza di voti notevoli. E dunque, diciamo di Nicola Landolfi che effettivamente alla parola Scafati gli vengono i mal di testa. L'abbiamo incontrato nel momento della presentazione di Vittorio D'Alessandro, uno dei candidati sindaco che vede coinvolti in pratica una metà del Partito Democratico. Vediamo. Segretario Landolfi, due settimane molto tormentate per il centro-sinistra, sembra insomma essere giunta ad una svolta la candidatura di D'Alessandro, sarà il candidato unitario del partito? Magari fossero solo due settimane tormentate, noi ci tormentiamo a Scafati in generale come PD dall'atto della sua nascita, quindi anche a Scafati da molti anni non riusciamo a trovare pace. Proviamo stamattina a far partire, a far decollare la candidatura di Vittorio D'Alessandro, una candidatura
mi pare abbastanza significativa, perché è una scelta che il Partito Democratico fa nella cosiddetta società civile, si rivolge a un'area moderata che non è sempre stata nel corso degli ultimi anni con noi, col centro-sinistra. Ovviamente continuiamo, a cominciare da Alessandro, a lavorare nelle prossime ore anche per risolvere tutte le divisioni che ci sono nel centro-sinistra. Noi proponiamo D'Alessandro, però assisto con dispiacere alla divisione che continua ad esserci nel partito in parte del Partito Democratico, ma anche nelle altre forze politiche di coalizione. Sono tutti divisi e questa non è una condizione positiva per chi vuole attrezzare una proposta minimamente significativa e alternativa alla destra scafatese, che si presenta anch'ella divisa, però mi pare sicuramente favorita ai nastri di partenza. Quindi speriamo non solo di presentarci e di partire oggi, ma anche nei prossimi giorni di far rientrare tutte quante le posizioni, perché sono tutte quante meritevoli della nostra attenzione e del nostro rispetto. Qualora queste divisioni dovessero persistere, uso una formula di rito: ciascuno sarà alle prese con le proprie responsabilità, e chi sarà più responsabile di aver diviso il quadro ovviamente si dovrà assumere queste responsabilità di fronte a una città intera, perché credo, con tutto, non voglio giudicare le altre forze politiche, credo che sia scafati ad aspettarsi da noi una proposta, non semplicemente il centro-sinistra. Noi lavoreremo, io in particolare, questa mia presenza oggi, oltre a salutare Vittorio D'Alessandro, serve anche a rilanciare nei confronti degli altri protagonisti del centro-sinistra un tema che è quello dell'unità. Noi, se continuiamo a presentarci divisi, non facciamo un buon servizio, ripeto, non soltanto a noi stessi, ma a una grande e importante città della Campania. Potrebbe profilarsi il commissariamento del partito qualora non si giunga a un candidato unitario? Abbiamo talmente tanti problemi che cercarne un altro sarebbe veramente una cosa acrobatica. Io ho tanti difetti, ma non sono, diciamo, spericolato. Penso che la segreteria cittadina stia lavorando bene, che Peppe De Francesco si sia trovato ad avere a che fare con una difficoltà oggettiva che si è accentuata ovviamente dopo il ritiro di Corrado Scarlato, perché ricordiamolo a tutti e a noi stessi, noi avevamo sancito definitivamente la ricostruzione del PD e della coalizione. Il ritiro di Corrado Scarlato ha segnato inevitabilmente un ritorno della discussione a un anno fa, e questo è stato un accidente, è stato un incidente di percorso che non dipende dai gruppi dirigenti. E adesso veniamo ai candidati, cerchiamo di conoscere anche chi sono i candidati sindaco. Partiamo da Vittorio D'Alessandro, sostenuto da una parte del PD, ma ha il simbolo del PD, da Primavera Non Bussa di Michele Grimaldi e da Scafati Libera, che è una civica. Dunque è una prima parte di una coalizione che comunque è pronta a scendere in campo. Sì, va dato atto a questi giovani ex del Partito Democratico, comunque una lista collegata al centro-sinistra, di aver avviato un lavoro. Primavera Non Bussa è un movimento politico che da circa un anno ormai sta cercando di porre i problemi della città, un gruppo, come dicevamo prima, coeso, ma in qualche modo che tende un po' alla estremizzazione. Insomma, hanno necessità di rivendicare ruoli e posizioni, ed è probabilmente anche queste posizioni che hanno pesato poi sulla scelta unitaria di un candidato a sindaco. Primavera Non Bussa è stata la prima a contestare prima Scarlato, poi Nicola Pesce e poi da lì la scissione, chiamiamola così, insomma, con poi puntare tutto, ritirare l'eventuale candidatura di Michele Grimaldi e puntare su Vittorio D'Alessandro. Vittorio D'Alessandro, che lo ascoltiamo.
stata una settimana un po' tormentata per il centro-sinistra, in balia tra Pesce d'Alessandro e possibili quote rosa. Come stanno le cose e soprattutto come ci si trova da insomma, colui che ha appoggiato le primarie con Scarlato a passare dall'altra parte della barricata? No, Peschi dall'altra parte della barricata, erano le primarie del centro-sinistra, erano le primarie del PD dove noi abbiamo partecipato con Corrado Scarlato, con Scafati Libera, che era un movimento che è nato da poco in città, e siamo nel centro-sinistra, quindi Scarlato dopo le primarie, le note vicende delle primarie, ha ritenuto di fare un passo indietro, ha indicato il mio nome. Si è cercato di trovare una sintesi sul mio nome, è stata una settimana, più che una settimana, saranno 10-15 giorni di scontri, ma adesso abbiamo un solo obiettivo, raggruppare il centro-sinistra, unirlo e tentare di rivedere chi è il vero nemico, il nemico forse esagerato, ma l'avversario da combattere e da combattere in maniera forte, dura, perché Aliberti va cacciato. Aliberti è il peggior sindaco che abbiamo mai avuto, avremo modo in questa campagna elettorale di metterlo in evidenza. Dobbiamo ridare a questa città delle regole. In questa amministrazione non esiste più nulla, nulla di legale. Questo lo griderò in maniera fortissima. Non abbiamo dubbi a dire che è la peggiore amministrazione degli ultimi anni. Detto questo, dobbiamo evidenziare queste cose, gridarle forte alla città e dobbiamo dire cosa faremo, cosa abbiamo intenzione di fare e come vogliamo farlo. Il segretario del partito ha dato delle indicazioni precise, appunto individuare un candidato unitario che al momento ancora non c'è. Al momento non c'è, in verità abbiamo unito sul mio nome una parte del PD, sicuramente quella parte più piena di entusiasmo, quei ragazzi di Primavera non bussa che sicuramente con il loro entusiasmo contribuiranno all'obiettivo finale, la vittoria, riprendere Palazzo Maier. Senza di loro non andremo da nessuna parte e adesso dobbiamo cercare di recuperare gli scontenti, quelli che vedono questa candidatura come un'imposizione, ma così non è assolutamente. Sono un moderato con esperienze già nelle amministrazioni passate, hanno individuato in me una possibile figura che possa unire queste anime del centro-sinistra e allargarsi verso i moderati, verso il centro. Questo è il mio scopo. L'appello è all'unità, l'appello è al dottore Pesce a stare con noi, a sfruttare la sua saggezza, la sua esperienza. Speriamo fortemente e proveremo fino all'ultimo secondo utile ad averlo con noi, a fargli assumere un ruolo forte in questa coalizione, perché non possiamo fare a meno della sua esperienza. Da Vittorio D'Alessandro a Nicola Pesce. Nicola Pesce, abbiamo già detto, sindaco di Scafati per un mandato e mezzo più o meno. È sostenuto da una parte del PD, da Scafati Arancione, da Rinnovamento Democratico ed Alternativa Civica. Prima si era candidato, poi ha ritirato la candidatura, adesso si ricandida. Insomma. Sì, Nicola Pesce va ricordato anche come un sindaco socialista, insomma lui appartiene effettivamente alla Prima Repubblica per tutta una serie di attività svolte nel corso degli anni scorsi, parliamo degli anni 80 e 90. Dicevi bene, io credo che sia una logica di conta, questi del centro-sinistra stanno oggi lavorando per contarsi e capire quanto possono realmente incidere. Naturalmente in una competizione spietata come quella delle comunali, il non arrivare uniti e anche dimostrare una non coerenza, anche perché Pesce sembra che in un primo momento avesse ritirato la sua candidatura proprio per favorire un'unità di intenti che però purtroppo sembra non esserci. Una divisione nel centro-sinistra può di fatti lasciare la città in mano al centrodestra ad una vittoria diretta di Aliberti, come accadde nel 2008, o addirittura un ballottaggio tra Aliberti e Salvani?
Naturalmente qui va appunto considerato tutta una serie di elementi, non ultimo anche il voto che le periferie potranno dare. Nella passata consiliatura elezione Aliberti ottenne molti voti nella periferia, il che dimostra che non sempre quello che si decide al centro viene poi scelto. Ricordiamolo, anche la città di Scafati è una città molto estesa e che ha soprattutto molta popolazione residente che non è identificata con la città e che quindi in qualche modo rappresenta un voto libero che va in qualche modo ad essere affrancato di volta in volta. Un voto libero oppure aumentare il gruppo di chi non va a votare, in sostanza, perché oggigiorno si vive una distanza dalla politica, figuriamoci dai problemi del locale, di chi poi non vive, viene solo a dormire a Scafati e non vive in città. Nicola Pesce. Nicola Pesce, sono stati 20 giorni difficili per il Partito Democratico, ieri è arrivata insomma il ritiro della sua candidatura. Io ho ritirato la mia candidatura perché ritengo che il centro-sinistra Scafati possa giocarsi la partita e vincere con un solo candidato, che sia espressione complessiva del centro-sinistra. Se questo non è ovviamente parte molto molto indebolito. E allora c'è la necessità di trovare un candidato unico del centro-sinistra che sia condiviso da tutti e fare una bella campagna elettorale sul candidato. Se si va con più candidati, allora voglio dire che ci sono grossi problemi, non c'è, diciamo, la possibilità di giocarsi una bella campagna elettorale. Il segretario Landolfi sta lavorando appunto per cercare di trovare l'unità tra le diverse compagini del centro-sinistra. Com'è nata invece l'idea di questa nuova candidatura dopo che ha ricoperto già l'incarico a sindaco della città e rappresenta il nucleo storico del PD? Per la verità gli amici consiglieri comunali sono venuti a casa stimolandomi a candidare per dare il mio contributo politico al paese. Io ho detto che se ritenevano che la mia poteva essere una risorsa per il centro-sinistra, qualora condivisa, io ero disponibile. Se non c'è una condivisione sulla mia candidatura e devo partecipare ovviamente a dividere il centro-sinistra, no. Infatti mi sono ritirato la candidatura per questo motivo. Sul piano invece delle sfide che il centro-sinistra si propone di portare avanti per, tra virgolette, mandare a casa Aliberti? Ma io penso che ci sia una nuova visione della città da ridisegnare qui a Scafati. Il paese, diciamo la città di Scafati, vive grosse contraddizioni, ha necessità di avere una reimpostazione generale per quanto riguarda l'occupazione, l'ospedale. L'ospedale rappresenta un grosso problema per il paese, infatti è stato chiuso e i cittadini sono stati privati di un servizio indispensabile per il paese. I lavori sul fiume Sarno sembrano marcare un ritardo non condivisibile perché abbiamo grossi problemi, particolarmente d'estate, per quanto riguarda l'inquinamento del fiume Sarno e l'occupazione. I giovani del nostro paese è un problema anche di ordine nazionale, ma Scafati maggiormente rispetto agli altri paesi, i giovani hanno necessità di trovare sbocchi occupazionali, ci sta bisogno di venire incontro alle esigenze e di recuperare la vivibilità del paese che negli ultimi tempi certamente si è persa. Qualora l'unità all'interno del partito non dovesse essere raggiunta, ognuno si candiderà insomma in maniera autonoma? Io tenterò fino alla fine di farli ragionare. Se questo poi non sarà possibile, ognuno si assume le responsabilità di quello che fa. Io mi sono assunto le mie, ritirando la mia candidatura se era un momento di divisione. Se c'è un momento di condivisione, invece, sono sempre presente nella battaglia per il centro-sinistra. Scarlato, da vincitore delle primarie, ha pensato appunto di fare un passo indietro perché sosteneva che dalla parte del centro-sinistra non c'erano dei progetti concreti sui quali puntare. Questo non lo so, l'ha detto lui. Ovviamente, se ha detto questo, non si veniva a candidare alle primarie del centro-sinistra. C'è ancora un'altra parte del centro-sinistra, identificata in Michele Raviotta del Cotucit. A detto di Raviotta, lui poteva essere il candidato unitario del centro-sinistra, perché è rimasto sempre coerente, è stato sempre vicino alla gente, ha affrontato tutta una serie di problematiche. Ricordiamo le battaglie per l'acqua, per i canoni, quella per l'ospedale, che è un problema sempre aperto.
insomma, apertura, non riapertura del nosocomio Scafatese, il ritorno nel piano di emergenza, quindi riapertura del pronto soccorso, pneumologia, insomma, si dice tanto, si dice molto e troppo. Michele Raviotta comunque scende in campo con la sua lista, il Cotuce. Sì, un personaggio che in realtà ha fatto discutere anche negli anni passati, dicevi bene, le battaglie per i canoni di depurazione, vinti a metà, in quel caso addirittura fu messo in discussione lo stesso bilancio dell'ente che era stato subissato da decine o centinaia di ricorsi dei cittadini. Il caso Raviotta è un caso un po' particolare, io ricordo un passaggio anche in Italia dei Valori di Raviotta negli anni passati, senz'altro battaglie importanti, ma è proprio sull'ospedale probabilmente che ha perso il pronto soccorso, una città di 60.000 abitanti e dell'Interland che non ha un centro di soccorso immediato, come pure tutto il nodo urbanistico che probabilmente sarà al centro di queste discussioni della campagna elettorale. Dunque Michele Raviotta, ascoltiamo. Michele Raviotta, candidato sindaco del Cutucit, come vede quello che sta succedendo all'interno del PD e in ultimo la fuoriuscita di Nicola Pescia? Ma io innanzitutto sono il candidato sindaco Michele Raviotta del Cotucit, Comitato per la tutela dei diritti del cittadino e della lista Realtà Italia, che è una lista civica nazionale che è nata in Puglia, si sta estendendo in tutto il territorio nazionale e che adesso è arrivata in Campania e presenteremo liste alle prossime provinciali e regionali. Detto questo, Michele Raviotta era il candidato naturale del centrosinistra, voluto dai cittadini e era pronto a fare una battaglia per i cittadini e con i cittadini contro l'avversario Pasquale Liberti e questa amministrazione comunale che è stata disastrosa agli occhi dell'opinione pubblica. Evidentemente la nomenclatura del PD non vede bene la candidatura di Michele Raviotta perché è il candidato della discontinuità, è il candidato del fare, è il candidato che sta in mezzo alla gente. Questo mi proponevo di fare e questo mi propongo di fare. Adesso assisto a questa altalena di candidati che si ricandidano, si impongono, si ritirano, minacciano, ma è solo un gioco, un teatrino, questo della vecchia politica, che io conto di spazzare via con i voti e con la forza dei cittadini. Quali sono i punti del vostro programma? Ma il mio programma innanzitutto è un programma voluto dai cittadini, è concordato e condiviso soprattutto con i cittadini. Abbiamo fatto una raccolta di idee in questo anno di tempo, abbiamo raccolto quelle che erano le problematiche che venivano direttamente dalla gente e abbiamo fatto sintesi su un programma che non è il solito programma delle opere pubbliche, del PUC, del fiume Sarno. Queste sono tutte progettualità a parte che ci sono. Abbiamo dato molto spazio alle politiche sociali, al primo posto ci sono interventi a favore delle fasce più deboli, sostegno agli imprenditori che hanno intenzione di investire a Scafati e questi imprenditori devono essere aiutati a creare occupazione locale, quello che oggi manca, vedete questi lavori che si fanno, non c'è uno scafatese che lavora, questa è povertà per Scafati. Il mio motto è Scafati allo scafatese, un atto di amore per questa città, io amo la mia città. E soprattutto una serie di interventi volti al taglio dei costi della politica. Personalmente rinuncio al mio, quello che sarà il mio emolumento da sindaco e chiederò a tutti i miei consiglieri, alla mia giunta, di rinunciare almeno al 50%, se non addirittura al 100% degli emolumenti. La politica deve tornare ad essere servizio per la collettività. Quindi il nostro lavoro sarà un lavoro al servizio del bene comune. Questo vuole fare Michele Raviotta a Scafati. I cittadini lo hanno capito bene e ci sarà poi molto spazio per i giovani. I giovani avranno il loro spazio, ci sta, tanto è vero nelle mie due liste c'è la presenza di tantissimi giovani, e, quindi giovani ma anche le fasce più deboli come ho detto prima, attenzione anche all'ambiente, agli animali, creeremo degli spazi periferici di intrattenimento anche per gli animali, c'è un programma molto innovativo, molto interessante, che già sta su Facebook, sta sul mio sito e sta trovando la condivisione di tanti cittadini, sono fiducioso. Perché il Grillo di Scafate si chiama Michele Raviotta, se a livello nazionale Grillo ha avuto quell'affermazione, io mi auguro e spero che finalmente si liberino le coscienze di Scafate, si svegliano dal torpore dove la mala politica li ha relegati e tutti insieme con un solo grido, un atto d'amore per questa città, con questo atto d'amore portiamo Michele Raviotta sindaco di Scafate. E adesso è il momento dei volti giovani di questa campagna elettorale, la parte giovane della città di Scafati scende in campo. Incontriamo Carlo Marchesano,
che è sostenuto dalle liste Fare Italia e Pensionati. Nel suo incontro, durante la sua presentazione, ci è sembrato subito logico domandargli, insomma, sono a confronto due generazioni, Fare Italia che punta al rinnovamento e la parte giovane, accoppiati poi alla lista Pensionati. E lui con il sorriso sulle labbra ci ha spiegato, insomma, indipendentemente dal nome Pensionati, ma è una lista che sta vicina comunque ad esigenze sociali importanti. Comunque un volto nuovo e giovane, Carlo Marchesano. Sì, una figura come tanti altri che si stanno approcciando a queste elezioni. In questo caso purtroppo è l'urna che decide, e un certo tipo di elettorato e di un'abitudine anche forse troppo tradizionale, di alcuni consensi che in qualche modo fanno la differenza a Scafati. Quanto questo nuovo personaggio potrà ottenere riscontri, purtroppo o ha ragione, lo sapremo solo dopo lo spoglio dell'urna. Queste poi liste singole oppure candidati sindaco di uno o due liste, poi nel caso di se arrivasse al ballottaggio, poi dovranno poi scegliere la collocazione, quindi è una partita sempre aperta, malgrado il numero di voti che potrebbe essere non eccessivo, però anche quei piccoli voti poi riusciranno a pesare all'interno di una coalizione. Sì, nel caso di ballottaggio naturalmente bisognerebbe poi decidere in tempi veramente molto stretti sugli apparentamenti, cosa che in realtà è sempre molto complicato. Molto spesso si decide in caso di ballottaggio di arrivare a degli accordi più o meno verbali che molto spesso si traducono in posizioni di sottogoverno. Esatto. Allora, Carlo Marchesano l'abbiamo incontrato nel momento della sua presentazione a Scafati. Come è nata la tua candidatura all'interno di un partito che comunque si propone di unire diverse generazioni, quindi giovani con anziani? Io vengo dal... innanzitutto vorrei precisare perché nasce la mia candidatura. La mia candidatura nasce da una vocazione, da una chiamata che comunque mi ha fatto la mia città. Noi siamo 24 persone della lista Fare Italia più 16 della lista Pensionati, tutte persone che hanno detto no all'antipolitica, e mentre gli altri si impegnano comunque a portare avanti la solita politica clientelare, noi abbiamo deciso di scendere in campo e batterci per un'altra forma di politica, che è quella del bene comune e della trasparenza. Quindi in effetti perché la lista d'appoggio dei pensionati? La domanda è bella. Perché siamo, mi ritengo, un tradizionalista, sono ancora molto legato a dei valori, e penso che comunque quando parliamo di lista pensionati, la domanda che mi hanno fatto tutti, ma ci sono candidati che comunque sono pensionati o meno, no, ci sono anche giovani nei pensionati che hanno aderito perché abbiamo aderito, perché volevamo unificare le due parti comunque, quella, la nuova generazione e la vecchia generazione, perché io penso che comunque noi giovani abbiamo ancora tanto da imparare dalle vecchie generazioni. Sul profilo dei progetti invece per la città? La prima cosa è una casa comunale partecipata, chiediamo più partecipazione nei riguardi dei cittadini, perché la casa comunale deve essere la casa di tutti e deve essere anche un centro di ascolto. Io se non avessi fatto questa scelta non avrei mai avuto la possibilità, perché stiamo girando per le case, stiamo facendo un porta a porta per farci conoscere, in effetti, anche perché siamo nuovi della politica. E ne sto vedendo di tutti i colori, sto entrando a contatto veramente con la povertà. Questi ancora oggi ci parlano di ideologie partitiche, di ideologie politiche, destra, sinistra, quando poi al di là dell'opposizione e della maggioranza c'è un'altra linea, che è quella del bene comune. Oggi le persone hanno bisogno di risposte concrete, perché veramente l'unica ideologia per le famiglie è quella di arrivare a fine mese e di poter mettere il piatto sulla tavola. Altro volto nuovo per la politica, ma non nuovo a Scafati, Marco Esposito, un giovane cineoperatore che comunque ha deciso di scendere in campo con la lista Insieme Si Può, e questo comunque fa
riflettere perché prendono distanze dai grandi partiti, si allontanano dai grossi personaggi che fanno politica in città e puntano ad essere l'alternativa del nuovo che avanza proprio per dare una scossa di rinnovamento ad una politica che a livello nazionale fino a livello locale risulta malata e inquinata forse da troppi personalismi e attaccamenti alle poltrone. Eh sì, è questo forte senso di civismo che avanza, insomma, che tenta in qualche modo di scardinare dei sistemi che in realtà territoriali come quelle di Scafati fanno la differenza purtroppo nella gestione amministrativa. Quanto queste nuove figure potranno incidere, è stato già ribadito, sarà l'urna che potrà in qualche modo far comprendere quanto pesi oggi la necessità di una partecipazione che sia al di fuori dei partiti politici. Marco Esposito di Insieme si può. Marco Esposito, candidato sindaco della coalizione Insieme si può. Quali sono i punti del vostro programma e come pensate, insomma, di presentarvi a questa tornata elettorale? Allora, i primi punti sono il risparmio sulla raccolta differenziata, perché abbiamo già fatto dei progetti che sono stati attuati in altri comuni e lo vogliamo presentare anche qui. Le spese del comune che vanno oltre il limite e quindi bisogna calarle per dare almeno la possibilità a altre persone di lavorare. E poi ci sono tanti altri punti che comunque sono solo ed esclusivamente per la città. La necessità di questa candidatura? Siamo stanchi della politica che c'è intorno, siamo stanchi di come viene trattata la città. Scafati sta morendo giorno per giorno, è proprio per questo che ho fatto una lista civica che si chiama Scafati Viva, Città Viva, proprio perché non è possibile che qua chiudono negozi tutti i giorni e non è per crisi, perché si spostano in altre zone, quindi c'è una viabilità errata e tante altre cose, quindi questo è il problema. Noi siamo scesi proprio per protestare contro l'attuale politica. Ultimo, ma non per importanza, Eugenio Panella di 5 Stelle. L'abbiamo lasciato in fondo perché? Perché abbiamo detto di rinnovamento, abbiamo parlato di una frammentazione nel centro-sinistra, di una divisione del centro-destra, di altre anime del centro-sinistra che vanno in maniera indipendente a questa campagna elettorale. Movimento 5 Stelle, forte del risultato elettorale, forse inaspettato, è un movimento in crescita, è un movimento che ha raggruppato gli scontenti di centro e di sinistra e Eugenio Panella si candida a sindaco per il Movimento di Grillo. Sì, alle elezioni politiche a Scafati il Movimento 5 Stelle è il secondo partito dopo il PDL, ciò vuol dire che c'è stato un consenso. Certo, noi che facciamo i notisti da tanto tempo sappiamo bene che la partita elettorale delle politiche è molto diversa da quella locale o regionale, ma certo, insomma, questo candidato gioca su due fronti: la possibilità di agguantare questo consenso, almeno in parte ottenuto alle politiche, e l'altra quella di un gruppo di giovani del meetup scafatese che ormai da molti mesi sta lavorando su alcuni importanti temi della città. Certo, confermare in parte quanto il Movimento 5 Stelle ha ottenuto a Scafati sarebbe un bel balzo in avanti per Eugenio Panella e quindi potrebbe arrivare a risultati insperati, almeno sulla carta, visto la forza degli altri candidati. Però la protesta incalza comunque, quindi nulla vieta alle persone di dare in parte una sorta di conferma. Sì, è così. D'altronde la partita elettorale scafatese oggi sembra quanto mai confusa e nebulosa. Se è vero che il centrodestra in teoria potrebbe in qualche modo scalfire e ottenere probabilmente la ricandidatura al sindaco, tutto in realtà è ancora in divenire. Quanto anche questo centro-sinistra, seppur diviso, possa incidere e quanto anche queste liste civiche, che d'altronde nascono comunque da soggetti che sono molto presenti sul territorio. Io credo che probabilmente con Scafati si potrà avere un riscontro definitivo e chiaro. Purtroppo in questo caso non è possibile fare previsioni importanti se non dopo la prima tornata elettorale. Bene, allora, Eugenio Panella nella sua giornata di presentazione ufficiale.
Si avvia la campagna elettorale del Movimento 5 Stelle, lei è candidato a sindaco, il Movimento 5 Stelle è il partito del momento, protagonista della vita politica italiana. Cosa sta succedendo anche qui sul territorio? Come vi state organizzando per affrontare la campagna elettorale e soprattutto come state approntando il vostro programma? Allora, no, Scafati siamo presenti già più o meno da un annetto sul territorio e stiamo proseguendo in questo periodo per la campagna elettorale per le amministrative. Per il programma ci stiamo muovendo sui punti che poi riguardano anche il programma a livello nazionale, quindi parliamo di ambiente, parliamo di connettività gratuita sul territorio, parliamo di trasporti, dando anche maggiore importanza a quello che è l'aspetto sociale all'interno del comune. Abbiamo intenzione di arrivare alla presentazione del programma pubblicandolo anche online sul nostro sito per coinvolgere la cittadinanza prima di tutto nel sapere cosa andiamo a proporre sul territorio e per dare anche la possibilità a loro di commentare le nostre proposte e quindi avere la possibilità poi di prendere queste proposte e integrarle all'interno del nostro programma. Il Movimento 5 Stelle ha un pregio, quello di riunire i cittadini, farli partecipare. Abbiamo visto una grande partecipazione, interventi importanti, si discute di problemi, non si parla di spartizione di ruoli, ma si parla dei problemi della città. Ma guarda, noi nel nostro piccolo abbiamo avuto un grande successo, come dicevi tu siamo riusciti ad aggregare un grosso numero di persone, prima di tutto persone che fino a questo momento si erano tenute lontano dalla politica perché non si sentivano rappresentate dagli attuali partiti. Grazie al movimento nel nostro piccolo, come dicevi te, abbiamo aggregato persone ma anche che portano all'interno del gruppo competenze specifiche, quindi riusciamo a trattare argomenti anche di una certa importanza e portare avanti determinate proposte che noi intendiamo attuare a medio e lungo termine sul territorio scafatese. Eugenio Panella ha chiuso in pratica il cammino, la presentazione dei candidati sindaco a Scafati, che ricordiamo ne sono 8, forse tanti, anche per una città grande come Scafati, perché questo significa frammentare l'elettorato e creare ulteriori incertezze, ma come diceva Agostino tutto è rimandato all'esito del primo turno, lì si avrà anche così la chiarezza sul futuro poi della partita elettorale. Sì, quello che però sembra chiaro sono i problemi che il territorio ha. Non dimentichiamo che Scafati è stato tra i comuni che ha ottenuto i fondi del Più Europa, circa 50 milioni di euro destinati dalla Comunità Europea non solo per un risanamento della viabilità, ma di un complessivo sistema di sviluppo. In questo momento la consiliatura Liberti si chiude ancora con una serie di nodi da sciogliere. Il PIP di via Sant'Antonio Abate è ancora lì, fermo. Ci sono degli imprenditori che da alcuni anni hanno investito e che oggi addirittura chiedono ad Agroinvest, la società della partecipata che si occupa della gestione dell'area industriale, di riavere addirittura i fondi. Ci sono le partite dell'area Copmes e delle altre aree industriali dismesse che dovrebbero ottenere ed avere un riscontro, un possibile futuro. E poi non ultimo il nodo urbanistico, la città sta attendendo da tempo un piano urbanistico comunale, solo qualche mese fa è stata limata la cosiddetta zona rossa perché anche Scafati è rientrata in parte nell'area rossa, insomma ci sono tanti problemi che questa città cerniera tra la provincia di Napoli e Salerno ha, come anche tante prospettive, non ultimo l'investimento del CIPE che è ormai datato ma che potrebbe portare ben presto a un nuovo snodo viario con il collegamento della strada statale 268 del Vesuvio con le altre interstazioni autostradali della A30 e della A3. Insomma, opportunità ma anche tante situazioni emergenziali come quello appunto dell'ospedale che chiunque andrà a Palazzo Meyer, che vive comunque situazioni di bilancio difficili come tutte le città ormai della nostra regione, ha necessità di affrontare. Per non dimenticare il Sarno, il risanamento, la rete fognaria, i collettori, insomma c'è ancora tanto da lavorare. Chi andrà a Palazzo Meyer a gestire l'amministrazione, sia a Liberti con il secondo mandato o qualche altro cittadino, dovrà lavorare perché c'è tanto ancora da fare.
Io ringrazio Agostino Ingenito. Grazie a te. Ringrazio tutti voi per averci seguito e ovviamente l'appuntamento con le città a voto tornerà tra 7 giorni. Arrivederci.